Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, si definisce lutto complicato il lutto la cui elaborazione viene interrotta, profondamente rallentata o cristallizzata per l'impossibilità sostanziale di accettare il significato emotivo della perdita relazionale. In tal caso, quello che è il disagio o il dolore emotivo, anche acuto, che accompagna normalmente ogni lutto, può ampliarsi fino ad assumere forme psicopatologiche. Si tratta comunque di un'evenienza piuttosto rara. Non si deve infatti scambiare lo stato di pura acuta sofferenza emotiva, anche di diverse settimane o mesi di durata, che accompagna fisiologicamente ogni lutto grave, con un lutto complicato di valenza più problematica. Il lutto traumatico è il lutto che si instaura a partire da un evento critico, come un decesso imprevisto e improvviso, come ad esempio un incidente stradale o un suicidio. Anche se presenta profili di maggiore complessità rispetto al lutto normale, non necessariamente un lutto traumatico esita in un lutto complicato. Spesso è comunque alla base di un trauma psicologico. Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Roberto Perrone. A poco più di un mese dalla scomparsa di Mario Sconcerti, il calcio perde un altro pilastro della narrazione e del racconto. Il giornalista italiano, nato a Rapallo nel 1957, è morto oggi all'età di 65 anni dopo una malattia breve e fulminante. Penna tra le più importanti del panorama nazionale, Roberto Perrone, grande tifoso del Genoa, ha collaborato con quotidiani come L'Avvenire, Il Giornale e Il Corriere della Sera.